Sharing stories. Brand new. Hosted by Fred Carano. Black It Live on streaming now. Black It è un'idea di raccontare un framework, una timeline di quello che è la Black History in Italia, sia da un punto di vista storico e quindi magari riallacciarci anche a discorsi poco conosciuti in Italia ma che fanno parte del pluralismo della storia italiana, non in quanto Repubblica Italiana sicuramente, ma in quanto territorio italico. Già dall'epoca dell'Impero Romano le interazioni col continente africano erano tantissime, pensate solo Cartagine, pensate solo anche l'impero egiziano, e pensate che l'impero egiziano all'epoca non era formato solo da egiziani, diciamo come li vediamo ora, era un impero in cui metà degli egiziani, anzi la forza forse principale anche dell'esercito egiziano, era costituito dai nubiani. I nubiani non erano altro che gli attuali sudanesi, e all'epoca l'esercito, i militari viaggiavano, si spostavano, a seconda di quanto era grande un impero, come accadeva con l'impero romano, alcune legioni venivano mandate, che ne so, da Cartagine alla Gallia, e in queste legioni c'erano persone nere, in queste legioni c'erano persone che poi si stanziavano, come tutti i soldati si stanziavano a fine di una battaglia o durante una guerra, anche in territori acquisiti, anche perché gli veniva regalato a volte anche come premio un piccolo appezzamento e quindi l'idea di stanziarsi in una terra che non era neanche la terra di origine era abbastanza frequente. Questo era il dato macro strutturale, poi ovviamente c'era il dato micro fatto di interscambi culturali, di persone che viaggiavano per lavoro, di filosofi, di pensatori, di religiosi, anche di persone che hanno portato nuove religioni. Il territorio italico quindi è da sempre un grandissimo incubatore di culture, ma non lo è su un piano, che ne so, letterale, no? Nel senso, quando si parla di cultura sembra quasi che si parli semplicemente di testi scritti, di canzoni, di quadri, di arte. Ovviamente ci dimentichiamo che per arrivare a questo punto c'è il dato biologico, c'è un essere umano dietro a questo scambio, e dietro a questo scambio di altre culture quindi ci sono esseri umani di altre etnie o di altre culture. Questo è sempre accaduto in Italia, tanto che il nostro famoso Made in Italy, di cui noi andiamo tutti fieri, chi è che non è fiero del Made in Italy? È un brand, è un marchio, è una cosa che ci invidiano tantissimo nel mondo e ci invidiano tantissimo specialmente in alcuni settori. Ma se ci pensate bene, sono quei settori dove la persona che è cresciuta e vissuta in Italia nell'arco di tanti secoli ha attinto da qua, da là, da qua, da là, per costruire un unicum che ha molto successo. Questo lo possiamo vedere nel cibo, lo possiamo vedere nella moda, nell'abbigliamento, nell'architettura, nel design. Non è altro che un completo esercizio secolare di sapere mischiare, adattare, unire elementi diversi, eterogenei. Quello che accade magari adesso, che ne so, con l'high tech, con i software, cinema, con tantissime cose che magari vengono costruite in quelli che vengono definiti degli hub multietnici, che possono essere gli Stati Uniti ma anche altri posti del mondo. Questo perché hanno la capacità, la consapevolezza, l'intelligenza di mischiare persone diverse all'interno di una workforce, all'interno di un'azienda, di un progetto, e quindi creano il meglio non perché è la cosa migliore, ma forse perché è la cosa che è più interfacciabile in quasi tutto il pianeta. La stessa cosa è accaduto secondo me col Made in Italy. Il fatto che il nostro cibo piaccia veramente a tante latitudini diverse è perché forse il nostro cibo contiene una piccola percentuale di tante cose diverse, e questo ne fa secondo me una cosa molto importante.